Ciao amiche di filo, benvenute nella mia stanza del cucito. Oggi voglio proporvi un progetto semplicissimo anche per chi non sa cucire. Come realizzare un sacchetto per il pane o un sacchetto comunque per altri utilizzi partendo da uno strofinaccio. Eccolo qui, quello che oggi andremo a realizzare insieme. È un sacchetto, vedete, che si chiude in questo modo. È perfettamente rifinito all'interno, ma non sono rifiniture che già sono sullo strofinaccio, quindi non dobbiamo fare niente. Ho messo sostanzialmente questo cordino per la chiusura e questo nastro per creare, diciamo, per poter applicare il cordino della chiusura. Si apre in un attimo e si chiude così rapidissimamente. Ok? Misure di questo sacchetto sono di circa 32 x 50 centimetri, quindi abbastanza capiente. Come vi ripeto, può essere utilizzato per il pane, io l'ho fatto per il pane, ma potete utilizzarlo in tanti altri modi diversi. Bene, amiche, vediamo subito i semplici passaggi per realizzarlo. L'occorrente sarà uno strofinaccio, come questo qui, già completamente confezionato. Vi mostro, ecco, io l'ho acquistato, vedete, c'è sia il gancio che la cosa. Le dimensioni sono di 50 centimetri per 70 centimetri. Ovviamente anche di dimensioni leggermente diverse va benissimo. Avremo inoltre bisogno di un nastro come questo di cotone, abbastanza resistente, abbinato con il tessuto, e la lunghezza sarà pari alla lunghezza più, diciamo, nel mio caso a 70 centimetri, quindi sarà di 70. In altro caso dovete abbinarlo, adattarlo alla misura maggiore del vostro strofinaccio. Avrete inoltre bisogno di circa 1 metro di questo cordino o in alternativa un nastro di questo tipo qui, abbastanza resistenti per la Prendo il chiusura. nastro e vado a richiudere per circa 1 centimetro su un lato e più o meno lo stesso anche su quest'altro lato. Ora devo poggiare questo nastro sullo strofinaccio e vedere se questa misura ricade all'interno di questa cucitura e di questa, cioè non deve superare la cucitura. Se va bene, altrimenti lo vado ad accorciare leggermente. A fare una cucitura con il punto dritto su questo lato Qui, e su amiche, questo lato. c'è anche Ciottolino che mi guarda mentre realizziamo insieme questo sacchetto. Bene, ora mettiamo il nostro strofinaccio, questo è il lato di 70, curiosone, e mettiamoci a circa, vediamo quanti centimetri, a circa 9 centimetri dalla parte più alta. Ovviamente io mi metto, ho delle linee qui sul mio tessuto e seguirò una di queste linee. Voi invece mettete più punti, andate a fare più misure a 9, andate a fissare in questo modo. Mi raccomando, fate iniziare questa parte dopo la cucitura. Quindi andate e fissate. Io, come vi ripeto, seguo questa linea e vado a mettere più spilli lungo tutta questa lunghezza qui. Ovviamente arriverò prima della cucitura anche su questo lato. Ora vado alla macchina da cucire ed effettuerò una cucitura con il punto dritto qui il più possibile verso il bordo e qui anche verso il bordo. Quindi faccio due cuciture parallele lasciando questa apertura e ovviamente Userò anche per questa questa apertura. cucitura un punto di 4, di lunghezza 4, un punto dritto. Queste sono le due cuciture che io ho realizzato il più possibile verso il bordo.
Ecco qui. Ora metto lo strofinaccio dritto su dritto e cercherò di fare in modo che queste due, ecco, combacino perfettamente in questa maniera, che questo poi è la prima cosa. Una volta che ho fatto questo, vado a fissare con uno spillo e poi vado a fissare lungo tutta questa lunghezza. E anche qui in basso vado a mettere almeno uno spillo. Amiche, sempre con uno spillo vado a segnare oltre queste due, quindi vado a mettere per esempio qui a circa un centimetro più in basso. Da questo punto effettuerò una cucitura con il punto dritto lungo questi due lati. Qui mi sono fermata prima dell'angolo perché il tessuto è molto molto spesso, però io continuo dopo Bene, amiche, ho l'angolo. fatto tutta questa cucitura e come vi ho già mostrato, questa parte qui invece non l'ho cucita perché vedete è abbastanza cioè difficile da cucire. Potete però adesso ho due soluzioni: o fare una cucitura così in diagonale con la macchina da cucire, quella che io andrò ad fare, oppure potete decidere di chiuderlo a mano. Io, come vi ripeto, andrò con la macchina da cucire a Questo fare sarà una cucitura l'interno, con vedete, lui. ben rifinito, non sfilaccerà da nessuna parte. Ora togliamo gli spilli, ovviamente togliamo anche questi eccessi di filo e possiamo. Mi raccomando, quando cucite qui ribattete bene il punto, eventualmente fatelo anche a mano perché sarà una delle zone più sollecitate. Giriamo quindi il nostro sacchetto. Ecco qui il sacchetto una volta che l'abbiamo risvoltato. Ovviamente qui c'è un po' più di tessuto, ma poco male, non comporta assolutamente nulla. Ora abbiamo bisogno di una spilla come questo, oppure di uno strumento apposito per passare questo cordoncino. Facciamo in questo modo, lo inseriamo all'interno di quest'asola che avevamo già preparato e lo facciamo passare in questa maniera qua. Facciamo passare tutto quanto. Qui sono passata sull'altro, sono uscita di qua. Ora vado, nel mio caso, a tagliare perché non l'avevo già fatto, ad annodare, eventualmente con il calore a chiudere questo, cioè con un accendino per evitare che si sfilacci in questo modo. E andiamo poi a richiudere così, per evitare che vada all'interno. Ecco qua. Il nostro sacchetto è pronto. Basta tirare in questo modo e si chiuderà. Ecco qui. Bene, amiche, il sacchetto è terminato e si presta a tanti utilizzi. Io ho pensato al portapane, ma si presta a tanti utilizzi. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, lasciate un commento, che per me è molto importante. Condividete le vostre creazioni sulla mia pagina Facebook Sweet Susie Cucito Creativo. Condividete anche questo video. Bene, amiche, io vi abbraccio, vi saluto e vi invito a vedere il prossimo tutorial. Ciao, amiche, al prossimo tutorial!